Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tre argomenti anche in questo nostro appuntamento. Festeggeremo anche i giovani, allora ecco i titoli. I giovani li festeggiamo perché c'è stata la prima seduta in Consiglio regionale per i nuovi 60 giovani parlamentari toscani nel Parlamento degli studenti. Faremo anche, grazie al Corocom, un focus sulla violenza delle parole e sugli strumenti per combatterla. Festeggeremo anche la città degli angeli, Cortona, che si prepara al Natale con Cortona Christmas 2021. E quindi parliamo del Parlamento degli studenti, perché Mauro Cioci, del liceo Coluccio Salutati di Montecatini Terme, è il nuovo presidente del Parlamento regionale degli studenti. Cioci è stato eletto con 30 voti al ballottaggio con Francesco Bellumori della provincia di Grosseto. Il Parlamento regionale degli studenti, con i suoi 69 rappresentanti eletti nelle varie province toscane nelle scorse settimane, si è insediato a Palazzo del Pegaso e quindi la prima seduta della 18ª legislatura è stata l'occasione per eleggere il presidente, poi il vicepresidente e l'ufficio di presidenza. Ricordiamo che il Parlamento regionale degli studenti è stato istituito con la legge regionale 34 del 2011 e quindi un organo democratico di rappresentanza degli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Toscana, che dura come carica 2 anni. Il Parlamento regionale degli studenti è un'iniziativa proprio promossa dalla Presidenta del Consiglio regionale, nata nel 2000 con l'obiettivo di promuovere il contributo dei giovani alla realizzazione dei valori che alimentano il progresso civile e sociale. E tante iniziative, tante proposte proprio dal Parlamento regionale degli studenti sono poi passate direttamente al Consiglio regionale della Toscana. Comunque, a portare i saluti del Consiglio regionale, la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. Noi abbiamo bisogno di giovani che ci raccontino la loro visione del mondo dai loro occhi, non dagli occhi degli adulti. Quindi abbiamo bisogno di ragazze e ragazzi che siano ragazze e ragazzi, che ci diano quell'apporto in più, quel valore aggiunto che può derivare soltanto da loro, altrimenti meglio l'originale della copia, quindi non devono essere una copia. È davvero una palestra di democrazia in cui le ragazze e ragazzi che rappresentano gli studenti delle scuole superiori toscane toccano con mano quanto la democrazia, la politica dipenda da ciascuno di noi, quanto la democrazia possa essere migliore se le nostre azioni cambiano, se le nostre azioni sono migliori, quanto il potere che abbiamo nelle nostre mani in un regime di libertà possa essere straordinario per incidere non solo nella nostra vita ma anche nella vita di chi ci sta intorno. Ma l'insediamento del Parlamento regionale degli studenti toscani è un momento importante. Da 21 anni in Toscana ha sede questa realtà e io ho detto loro che loro non sono i cittadini di domani, devono sentirsi cittadini e cittadine di oggi, perché il loro punto di vista è indispensabile per comprendere la realtà complessa che tutti noi insieme abitiamo e perché è bene che loro imparino subito che non possiamo rinunciare al contributo di nessuno e questo è l'insegnamento che la democrazia ci impartisce ogni giorno. La dimensione assembleare ci insegna che ascoltare tutte le opinioni, anche quelle molto diverse dalle nostre, anche quelle che avversiamo, è fondamentale perché la complessità del mondo richiede davvero l'intelligenza di tutti. Un grande onore perché sono stato incaricato non solo di un ruolo, ma in me è stata riposta una grande fiducia e questo è sempre un grande onore. Per rappresentare dei rappresentanti, perché ogni singolo studente qui dentro rappresenta tanti studenti. Qui rappresentiamo in tutto oltre 170.000 studenti e io ho l'onore di rappresentare a mia volta questi rappresentanti, quindi di esprimere non la mia opinione ma la loro e ogni loro pensiero. Questa esperienza, diciamo, è spinta da tante cose, da tanti fattori che a parer mio accomunano tutti i giovani, ovvero quello dell'andare avanti, del farsi sentire. Oggigiorno molti ragazzi hanno voglia di parlare e non ci riescono perché a volte hanno paura di non essere mai ascoltati. Io sono venuto qua appunto per parlare, fare portavoce appunto per queste persone che comunque che portano sia come me che come anche gli altri partecipanti, il Presidente del Parlamento regionale, portano un bagaglio e dentro questo bagaglio ci sono tutte le loro iniziative, le loro aspettative per il futuro. Principalmente io spero che toccheremo tutti i temi che comunque creano problematica all'interno delle istituzioni scolastiche e io invece credo di
riuscire a contribuire maggiormente dal punto di vista di cultura e istruzione, poiché sono argomenti che mi toccano particolarmente, perché a mio parere senza una cultura non si può avere nulla, nemmeno un Parlamento. Quindi a mio parere la cultura è una di quelle cose di cui io penso di occuparmi maggiormente. Però ovviamente bisogna avere collaborazione, essere d'accordo per fare in modo che queste cose funzionino tutte insieme e creare una cosa unita senza troppe problematiche. Gli obiettivi principali sono riuscire a garantire il diritto allo studio in modo equo a tutti, quindi riuscire a sconfiggere i problemi logistici, economici che può presentare comunque anche la lontananza tra scuola e casa. Il Parlamento sia l'espressione dei ragazzi e degli studenti e noi come tali dobbiamo impegnarci sia per perseguire i nostri valori, i nostri ideali, sia per cercare di lottare contro quelle ingiustizie e quelle difficoltà che ogni giorno subiamo e viviamo. Ad esempio mi viene in mente la questione dei trasporti, dell'edilizia scolastica, appunto delle infrastrutture. Sono tutte tematiche appunto empiricamente dimostrabili che ogni giorno recano danno e recano in qualche modo difficoltà agli studenti e credo che nel 2021 non sia ammissibile. Mi ha spinto a fare l'esperienza come rappresentante nel Parlamento regionale degli studenti la volontà di diventare parte attiva nella scuola e nella vita dei giovani, perché chiaramente le problematiche esistono. Il nostro mondo da giovani non è perfetto e io non ho intenzione di rimanere passiva o comunque restare a lamentarmi semplicemente, ma voglio comunque essere il cambiamento che voglio vedere nella società e nella nostra vita. Mi aspetto di riuscire a portare le mie proposte, le mie idee, di essere partecipativo e di portare arricchimento al Parlamento e cercare il confronto tra tutti gli studenti della Toscana che verranno rappresentati appunto da noi del Parlamento, e spero di poter migliorare la situazione nelle nostre scuole e di creare un futuro possibilmente migliore. Le parole possono essere una forma potente di violenza e odio e di discriminazione. Serve partire dalle parole per educare al rispetto e alla parità e anche all'affettività. E questo un messaggio forte e chiaro che è stato emesso dal convegno Parole violente e discriminazione di genere, che è stato organizzato dal Corecom della Toscana in occasione della giornata mondiale della violenza sulle donne. All'attrice Gaia Nanni il compito di percorrere con la sua performance anche una serie di stereotipi, di situazioni in cui la violenza è subdola e sottile e i messaggi sono discriminatori nei confronti delle donne. Il Corecom tra le sue attività c'ha anche quella di studiare, ragionare, riflettere sull'uso delle parole, sul linguaggio. Lo stiamo facendo per esempio nel mondo giovanile. Abbiamo fatto un'iniziativa sul rap, la faremo ora proprio sul linguaggio dei social. Ci sembrava importante e significativo che nelle giornate in cui si ricorda e ci si impegna tutti, speriamo, per la combattere, che poi è una battaglia culturale, la violenza non solo culturale, la violenza sulle donne, di ragionare sulle parole d'odio. Noi abbiamo proprio provato a ragionare su questo, che il giornalismo, la politica, le istituzioni, la scuola, spessissimo si costruisce con un uso improprio della parola dei mostri, delle situazioni. Pensiamo per esempio a quello che è stato il videomessaggio di qualche mese fa di Beppe Grillo per difendere suo figlio. È stata l'apoteosi della violenza contro le donne, fatta da un comico, da un intellettuale, da un personaggio della politica. Questo sta a significare come appunto dobbiamo intervenire sulla cultura, sulla scuola, e allora è necessario, secondo me, che le scuole inizino davvero con una educazione dei sentimenti, perché questo è il tema.
L'impegno che condividiamo e che vorremmo costruire a partire dalle giovani generazioni e dalle scuole. Infatti ci siamo impegnati appunto con Corecom a lavorare con le scuole per costruire dei percorsi contro il linguaggio di odio per l'educazione al linguaggio corretto e all'affettività. Continuiamo a parlare di 25 novembre non solo come atto finale, cioè quello della violenza, della molestia contro le donne, ma anche come tema culturale. Si parte appunto dal linguaggio, si parte dall'uso delle parole per limitare la discriminazione delle donne e la violenza, e questa iniziativa va in questo senso. La rete ha senz'altro amplificato questo fenomeno, di fatto però c'è una concezione atavica, no, delle disparità, di questa simmetria di potere fra l'uomo e la donna. Infatti si è visto anche che si registra un passaggio dal body shaming a più puntualmente un'aggressione per quanto riguarda la professionalità delle donne. Evidentemente non è stata recepita, non viene ancora metabolizzata questa parità, questa follia, no, che vede una disparità di ruoli, e se ci pensiamo bene anche nel nostro mondo occidentale i progressi sono stati fatti e sono stati, però ne abbiamo preso atto, molto in ritardo. Fino a 50 anni fa c'era ancora il reato di adulterio, 40 anni fa si parlava di quello del delitto d'onore, per cui venivano anche, come dire, ridotte le pene proprio perché in qualche misura veniva come dire, considerato un attenuante. Ecco, si parla del 1981, non di... È stato molto importante e bello essere qui oggi, perché siamo partiti da un carillon di voci, sono tutte frasi che forse ci siamo sentite dire nelle nostre pareti domestiche, all'ufficio, quando il nostro collega per le stesse mansioni casomai guadagna più di noi inspiegabilmente. Una violenza un po' sottile, più silenziosa, che non assomiglia a un orco brutto con gli occhi verdi, ma alla quale dobbiamo cercare di fare attenzione. E poi ho letto un frammento del libro di Nicoletta Verna, edito da Einaudi, Il valore affettivo, che invece coglie proprio quella violenza sui modelli di rappresentazione femminile che noi vediamo rappresentati al cinema, in televisione, in pubblicità, e con i quali le donne di 40 anni come me, ma non solo, ci fanno i conti tutti i giorni, quando aprono un giornale, quando montano su un autobus o quando vanno a vedere l'ultimo film nelle sale. Quindi ho cercato di individuare questi messaggi più sottili, più subdoli, ma che ci fanno compagnia tutti i giorni. Va ancora avanti con grande successo l'appuntamento con Cortona Christmas 2021, la città degli angeli, in programma fino al prossimo 9 gennaio in occasione di tutte le festività. La manifestazione è dedicata a bambine, a famiglie, a visitatori, non solo locali, grazie a attrazioni, mercatini, piste di pattinaggio su vero ghiaccio, la casa di Babbo Natale, spettacoli itineranti e luminari, è stata proprio presentata nel Palazzo del Pegaso. La Toscana è viva e attiva, e tutto questo grazie alle amministrazioni comunali, alle nostre comunità che ogni giorno ci propongono iniziative per coinvolgere i cittadini e le cittadine dei nostri territori. Consentitemi di ringraziare davvero di cuore il vicepresidente Marco Casucci per aver voluto qui questa iniziativa, che trasmette un grande messaggio di speranza alle cittadine e ai cittadini, indipendentemente da quelle che ognuno di le posizioni che ognuno di noi ha sul Natale. Il Natale è momento di festa, è momento di rilassatezza, è momento in cui specialmente i bimbi e le bimbe possono guardare con speranza ed ottimismo ad un futuro migliore dopo questo anno e mezzo di pandemia. Sono particolarmente soddisfatto di aver proposto, ecco, la presentazione di questa iniziativa così importante per il mio territorio di provenienza nel Palazzo del Pegaso. È fondamentale che, ecco, il Consiglio regionale diventi uno strumento per comunicare positivamente le iniziative felici che nascono dai territori, che vedono l'impegno di molte persone e che sono destinati inevitabilmente anche a richiamare persone, turisti. Vediamo, ecco, quello che sta già succedendo per il Natale ad Arezzo. Ora siamo certi che analogo successo potrà avere sicuramente il Natale a Cortona. Occorre investire in termini di promozione dei nostri territori. Il Consiglio regionale lo sta facendo, e lo sta facendo in modo, ecco, opportuno. Dobbiamo continuare su questa strada, che è una strada importante. Fino al 9 di gennaio avremo letteralmente ogni giorno su Cortona, con iniziative culturali, ludiche, ricreative, chiaramente dedicate al Natale. Quindi è stato un grande sforzo da parte dell'amministrazione, ma vogliamo appunto dare un bel segnale, anche perché stiamo tentando di allungare la stagione turistica, e questo ci è sembrato una bella occasione per farlo. Allora, la sfida del Natale quest'anno è proprio questa, è quella di
portare le persone a vedere Cortona sia per il Natale ma anche proprio per le sue tradizioni, per i suoi orgogli. Cortona è una città d'arte, è la città che ha ospitato personaggi importanti della storia dell'arte, la città di Luca Signorelli, di Pietro Berrettini, e proprio nella nostra città hanno lasciato degli angeli stupendi. Ecco perché la città degli angeli. Per cui la voglia è proprio quella di unire sia l'aspetto tradizionale del Natale, della spiritualità e del divertimento, a quella che è la nostra tradizione, fatta di arte e di cultura. La giovane cooperativa Montagna Cortonese, figlia della regione nei progetti di valorizzazione del territorio, ha colto la sfida del Comune, che ha creduto in un programma articolato e ricco che includa la montagna e includa la città e i suoi terreni limitrofi. Un progetto di rete dove hanno partecipato tutti gli operatori, proprio perché credono che si possa ripartire e credono che il Natale sarà un momento di solidarietà e di bellezza per i giovani e per i bambini e per le famiglie. E così si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio, vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni Dentro il Consiglio.